Cosa avete conservato voi personalmente di quello che può essere il primo Blackwork? C'è un'atmosfera particolare che secondo me deve sempre trasmettere qualcosa di un po' cupo, qualcosa non per forza cupo, ma c'è qualcosa che aleggia intorno ai soggetti dello stile che facciamo noi. Ci sta, l'atmosfera penso fa parte di ogni stile e tecnica di tatuaggio, cioè se no. Questo lo porta alla ricerca stilistica. Se pensi che ogni tatuatore, insomma, emergente o affermato, diciamo, cerca la propria chiave stilistica, la propria atmosfera. Quindi, gli appassionati cercano qualcosa che arriva a livello visivo, a livello grafico. Però il blackwork rende un po' più cupo il tutto, ma lascia anche una Ok, traccia di romanticismo, ecco. stasera ragazzi faremo un po' di cacciara. Ho contattato tre black workers, tre tatuatori effettivamente. Sono Matteo Karma, Alessandro Vici e Luca Cattaneo. Tre ragazzi veramente super super talentuosi che fanno tre tipi di black work, mi viene da dire anche differenti, insomma ognuno ha il proprio tratto caratteristico interessante che dopo andremo a scoprire. Eccoci qua, Eccoci, eccoci eccoci. qua. Eccoci qua. Buonasera, Buonasera. buonasera, ciao a tutti. Bene, Buonasera a tutti i Black Workers. Come state? non c'è Ah, male, dai, ragazzi, dai, sì, belli si va. carichi. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Mi fa troppo ridere lui con i capelli così corti, però sì. Guarda, lascia stare, meno male che su Spotify non mi vedono, che sembro un Esatto, deficiente. infatti è bravissimo, bravissimo, si è già entrato nel mood proprio a descrivere le cose. Allora ragazzi, innanzitutto vi dico grazie perché è stato Grazie interessante, diciamo, riuscire a contattarvi negli ultimi 2 giorni per organizzare questa cosa e sono proprio uno stronzone, ma vi ringrazio per la disponibilità, siete super, super gentili e molto bravi. Adesso andremo un attimo a capire insieme che cazzo fate e cos'è effettivamente questo Black Works, visto che insomma voi lo fate tutti e tre, magari anche da un po' di tempo. Iniziare con il buon Karma, se vuole raccontarci la sua storia, se vuole dirci chi è e cosa fa, e dopo facciamo proprio un giro di nomi come gli alcolisti anonimi. Dai, parto io che sono già smaliziato, che siamo freschi dalla scorsa settimana. Ma da cosa partiamo? Fai una domanda a te, Matte, Allora, vai, vai. dici, oh, chi sei? Chi sei? Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Proprio Allora, speed date. ok. Sono un tatuatore torinese, ho 30 anni, quasi, quasi in realtà a marzo li faccio, ma ormai sono già verso i 30, cioè, faccio blackwork, diciamo, come stile principale. E niente, sono in attività da una decina d'anni. Cosa diciamo di più? Basta così, Cosa va bene diciamo? così, va bene così. Fai Blackwork, sono dottore, è tatuato da 10 anni. Scapolo? No, non sono scapolo. Anzi, sono quasi Mannaggia. sposato, ragazzi. Sono quasi sposato. Wow. I Black Workers si sposano anche, vuol dire qualcosa. Anche. Anche. Va bene, Black wedding. va bene. Black wedding. Luca, Wedding. dici tu, Luca, invece. Ciao, sono Luca. Ciao Luca. Ciao E Luca. Ciao Luca. io Ciao invece i Luca. 30 li ho passati. Vabbè. Si sente. Già, come buon Matteo, anch'io tatuo principalmente quindi in nero, quindi quello che stiamo definendo blackwork, e sono in attività da poco meno di 10 anni, penso anch'io sugli 8-9, meno male lì, poi è sempre difficile conteggiare questa cosa. E effettivamente quest'intro mi rende difficile andare avanti, quindi lascio la parola a Alessandro. Ma ragazzi, non dovete andare avanti, dovete soltanto dire chi siete, cioè non è difficile. Facciamo un giro di nomi semplice, un giro di nomi semplice. Dopo iniziamo a dire le cose Ci sta bullizzando profonde. Sì, comunque. no, La infatti. cicca. Poi letto fa un culo così. Vai, vai, Alessandro, dici di te. Ok, allora, tatuo a Roma da una decina di anni e ho cominciato a fare blackwork da 2015, se non sbaglio. E niente, è stato un cambiamento pensando di dare un po' una svolta tecnica e stilistica al mio stile. Quindi a livello emotivo e stilistico mi ha dato molto di più rispetto a quando utilizzavo i colori. Ok, quindi abbiamo già un motivo per cui è meglio essere Blackwork rispetto a essere un tatuatore normale che fa anche color. E questo qua è un bel modo per, diciamo,
iniziare a palpare con mano l'argomento, no? Cioè, io l'ho descritto come uno stile. Cioè, nel senso, per me il blackwork, da ignorantissimo, ragazzi, ve lo dico, è uno stile, no? Del tatuaggio, tatuaggio moderno, che non so da quando sia venuto fuori, immagino da circa un 5-6 anni, non comunque così old school. Quando è che l'avete incrociato voi e come l'avete scoperto? Cioè, se vogliamo fare anche qua a giro, oppure semplicemente volete dirmi cosa ne pensate voi, se per voi è uno stile, se per voi è altro, se è una cultura. Cioè, cos'è questo famigerato blackwork? Come funziona? Chi parte? Parte il novizio. Parte chi parla, parte chi parla. Passerei la parola a Micci. Grazie Karma, è un piacere sentirmi dare del novizio da te. Dicevo al novizio che nel senso dei blackwork, delle live. Il blackwork, vabbè, sì, diciamo che novizio da te comunque è sempre un piacere, quindi quando vuoi anche di persona. Secondo me, diciamo, ha aperto le porte a tanti appassionati, tanti artisti, ovviamente tatuatori, ad approcciare al mondo del tatuaggio, soprattutto chi aveva passione per il disegno, l'illustrazione, la grafica, insomma, è stato, tra virgolette, è sottolineato un bel modo di rivoluzionare un po' il tatuaggio, sia stilisticamente che tecnicamente parlando. Ha dato la possibilità a molte persone di sperimentare, insomma, parecchi strumenti, parecchie tecniche, parecchi aghi, macchinette, insomma, trovare nuovi approcci al mondo del tatuaggio. E tu, Alessandro, dov'è che... questo è un bel input. Dove l'hai scoperto? Cioè, per sapere, Alessandro, tu dove l'hai trovato il blackwork? Cioè, dove hai sentito, dove hai visto che esisteva qualcuno che già faceva blackwork? Immagino che sia una cosa che dopo uno inizia a fare prendendola da un altro, almeno dalla mia... io immagino così, dopo non so se sia reale. Beh, io diciamo che quando faccio qualcosa non è mai premeditata prima, vado un po' diretto, quindi come tutto nasce un po' per caso, e poi se mi dà delle buone sensazioni approfondisco l'argomento. Quindi cominciando a fare blackwork, sperimentando, comunque partendo anche da qualche soggetto ripreso da illustrazioni o fumetti, cercando di instaurare magari un rapporto un po' più intimo con l'illustrazione, il disegno e la grafica, riesce un po' influenza da queste contaminazioni. E poi a mano scoprivo altri datatori, prima magari da social network, e poi di persona, conoscendoli e scambiando, insomma, tecniche, consigli, tatuaggi anche, perché no. Quindi a mano è stata una crescita graduale, ecco. Va bene. Se vuole dirci qualcosa a qualcun altro, se la vostra esperienza è stata affine o totalmente distante a quella del buon Alessandro, fatecelo pure sapere, perché io sono qua appunto per ascoltare le vostre storie questa sera. Ma sì, io trovo che, cioè, in realtà quello che ha detto Ale era una cosa, per dire, che l'altra volta non avevamo forse accennato bene, il fatto che forse, avendo iniziato tutti col backwork un po' di tempo fa, ci siamo finiti quasi per caso all'interno. Poi un po' magari perché lo stile e l'estetica magari si appoggiava già un po' a quello che ci piaceva tatuare o disegnare, è stato abbastanza naturale in effetti. Penso di sì. Ok, quindi una roba che tipo ci entri dentro e dopo capisci che è il tuo quando ci sei dentro effettivamente, no? Esatto. Il fatto è che, come diceva Matteo, il discorso è che noi ci siamo entrati, tra virgolette, abbastanza tempo fa da far sì che questa cosa non fosse... Cioè, quando magari chiedi a un ragazzo che ha appena iniziato, adesso ti può rispondere voglio fare blackwork, ma quando abbiamo zompato noi in questa parte del settore del tatuaggio non era così diffusa definizione, quindi anch'io mi sono trovato a interfacciarmi con questa cosa semplicemente perché i colori ho capito nel tempo che non facevano per me nel tatuaggio, perché poi nel dipinto invece mi piace, e mi trovavo stimolato da dire ok, come faccio a rendere leggibile qualche cosa dando quei contrasti usando solo il nero, perché in realtà si tratta di semplificare, ma semplificare secondo me porta con sé la difficoltà che devi conoscere ciò che vai a togliere per poterlo togliere.
assolutamente. Quindi se tu ti trovi a passami il termine, inciampare in un genuino parlo di errore magari di stesura su un colore, dicevo metto il complementare di fianco, più o meno spingerà, perché spinge alla fine all'occhio. Non vuol dire che fare colori sia più semplice, sto solo spiegando il mio ragionamento quando mi sono approcciato a questa cosa. Certo. E quando invece sbagli a eccedere nel nero, parlo proprio anche di disegno, o a metterne troppo poco, hai un problema di bilanciamento che trova nel suo equilibrio la parte più interessante, credo, di tutto questo. Quindi il discorso che mi ha intrigato era, ok, a livello tecnico, tra Magnum, Liner, questi aghi, così, come faccio a dare una grana diversa in modo che già la texture che do cambi i piani, no? Il primo piano e il secondo piano. E a quel punto, come bilanciare... come diciamo il nero, io mi sono trovato sono un po' i nostri colori quelli, diciamo, esatto. Dal mio punto di vista, esatto, okay. La texture è il nostro colore, assolutamente, okay. La dimensione del lago è il nostro colore, e io il termine blackwork l'ho incontrato quando un ragazzo mi ha detto, ma tu fai blackwork? Esatto, se lo dici te mi fido, perché come adesso sono riuscito a agganciarmi il termine blackwork in teoria l'ha inventato, in realtà l'ha inventato, l'ha reso più diffuso un ragazzo che è l'admin di una pagina che lo utilizzava per definire una questione tecnica, non uno stile. Tanti confondono, nel senso innocente del termine, la parola blackwork con faccio a linea nera, nero pieno, un po' alla Louis Loveless, se vogliamo, queste cose qua molto grafiche, ma tecnicamente si potrebbe così definire blackwork chi non utilizza colori, anche chi non utilizza diluizioni di partenza, era nato come solo nero. Sì. Nero, okay. La distanza nero di punti così, esatto. Ma comunque okay. Luca, hai tirato fuori una chicca figa, cioè quindi il blackwork, questa cosa che dicevi, è un admin di una pagina di Instagram, sì, che ha lanciato un po'... Sì. Incredibile. Blackworkers è stato il primo a lanciare l'hashtag blackworker. Ah, incredibile. Per, cioè tutto appunto, da... definire una cosa... da Instagram. Lui non sapeva come definire le persone che voleva pubblicare. E, okay. Esatto. Lui sì, però. Graphic black tattoos e poi. Ma scusa, vi faccio questo piccolo accenno, no? Visto che sono già uscite tante cose interessanti, tra cui il fatto, l'accenno a quello che fosse la originale cultura del blackwork, come diceva Alessandro, solo nero, nero puro, il fatto che ci siano effettivamente dei colori, no? Dai vostri occhi, ovvero il fatto di utilizzare aghi differenti, no? Per fare texture diverse, per avere un'altra dimensionalità o comunque un bilanciamento diverso, no? Di quello che è il tatuaggio in sé. Ma c'è anche il fatto che appunto questa cosa, ragazzi, sia nata da uno che potenzialmente potrebbe essere il buon Sum, che in questo momento è in chat, che salutiamo, che decide dal nulla di dire, boh, chiamo questi garzoni, questi tatuatori, questi ragazzi, no? Blackwalker, così. Voi vi identificate adesso che appunto è molto sdoganata sta cosa, che sono passati anni, vi identificate come Blackwalkers oppure vivete il vostro tatuaggio in una maniera differente? Ve lo chiedo perché tutti e tre avete, cioè siete improntati su quello che almeno io da ignorante definisco Blackwork, ma avete... comunque una particolarità, no? nei vostri lavori, e se volete anche dircela, nel senso che se vi va di dirci cosa fate, nel senso che potrei farlo anch'io, però insomma vorrei chiederlo a voi. Secondo me sì, perché diciamo che a questo punto potrebbe essere catalogata un po' come una macro, cioè come un macro stile il blackwork, no? E poi all'interno, forse l'altra sera ne abbiamo accennato, all'interno poi possiamo trovare un sacco di sottocategorie che possono essere chi fa magari più un neo-traditional, chi ha un'impronta un po' più neo-traditional, chi più illustrativa, chi più fumettistica, chi più inchiostrato. Quindi in realtà il blackwork secondo me è un po' un macro stile, cioè chi è più dark, chi è più romantico. Quindi in realtà, cioè dal mio punto di vista è una macro zona dove poi dentro orbitano una serie di artisti, tatuatori che si distinguono, certo, certo, per diverse caratteristiche, diverse cose. Ok, e il tuo blackwork in particolare, Matteo? Cioè, lo dico io, perché so che può essere un po' cringe il fatto di dire il mio blackwork ha questo tipo di ricerca, quindi lo farò io. Il blackwork di Matteo mi piace molto,
perché è un blackwork che è abbastanza esteso rispetto a altri tipi di blackwork che si vedono in giro, no? Faccio un esempio, proprio ve lo racconto per chi magari ascolterà questo podcast da Spotty. Avete presente, no? Tipo le illustrazioni, come possono essere quelle medievali o insomma quel blackwork fatto tipo magari in piccolo con tante lineettine per creare quella grana, eccetera. Ecco, quello non è assolutamente quello che fa il buon Matteo Karma. Matteo Karma fa dei cazzo di volti enormi, fighi, con tanto nero, nero pieno, lasciando tanto anche color pelle, molto molto bello. L'occhio bianco in certi contesti, insomma. Questo bilanciamento interessante, molto molto figo. Luca Cattaneo, ve lo descrivo sempre. Avete presente quel blackwork, diciamo, che deriva da un tatuaggio tribale, no? Questo neo tribale, diciamo, queste distese di fiamme, di nero pieno. Ecco, non è quello che fa Luca Cattaneo. Luca Cattaneo fa le sue illustrazioni, le riporta su pelle nella sua chiave personale di disegno, e i tatuaggi, diciamo, presentano texture particolari come sfondo, e insomma, a me piace definirlo anche un po' sciolto, un po' con le bolle, non so come dirlo. Io lo vedo così. Almeno, però è figo in realtà, ragazzi, ve lo assicuro che è figo. Mentre il buon Alessandro Bicci, forse è il blackwork più semplice da spiegare, che in realtà non so se sia nel concreto magari anche il più difficile, no, nel realizzare. È un blackwork che tende tanto a quello che può essere uno stile orientale, quindi un giappo, vediamola così. E lui sì che ci dà dentro tanto, tanto col nero. E lui sì ci dà dentro tanto, tanto, come anche gli altri. Forse tra i tre Ale è più sicuramente più grafico, più bello piatto, super super grafico. Anche se sei passato da poco, cioè da poco più o meno. Però bisogna sapere che Michi un po' di anni fa faceva anche, diciamo, no Ale, hai cambiato un sacco Sì, ci ho stile negli ultimi utilizzato. 2 o 3 anni. C'è stato un periodo in cui ho sperimentato un po', sono tornato un po' al sumi, quindi nero diluito a base d'acqua. Ho sperimentato Sognando anche un po' col 78 bit, grigio stavi andando colore. forte. Stavo dicendo che ho sperimentato, insomma, il sumi per creare un po' dei mezzi toni, però poi sono tornato di nuovo al nero assoluto. Però non tralascio mai la possibilità, insomma, di utilizzare un grigio diluito, un nero diluito per dare dei mezzi toni, insomma, delle mezze tinte. Ecco. Va bene, va bene, va bene. Relativo invece a quello che era effettivamente il soggetto che aveva da rappresentare, ci azzeccava quello che ho detto? Cioè questa wave Assolutamente orientale. sì, come diceva anche Luca prima, e Matteo è una nicchia, quindi magari chi è approcciato a questa chiave di lettura, sicuramente avrà avuto modo di trovare il suo percorso personale tramite i mezzi toni, il nero assoluto oppure altre tonalità di grigi. Poi ovviamente oggi magari si può definire black worker anche chi utilizza, non so, altre tonalità. Io da poco ho ricominciato ad utilizzare il rosso, che su una scala, diciamo, monocromatica, il rosso equivale al grigio, quindi mezzo tono. Mi piace pensarla così. Ok, Ah, ok. figo. Quindi è un mezzo sangue, lui non è più un Black Walkers. Si è già mangiato. Vabbè, lo togliamo dalla diretta, ragazzi, lo togliamo subito dalla diretta. E iniziamo con quella che può essere una descrizione di quello che è o non è Blackwork, perché appunto il titolo è Può essere Blackwork, no? Abbiamo già creato dei compartimenti abbastanza, insomma, definiti, no? Per capire, secondo il vostro punto di vista, quello che per voi lo è, però voglio essere un po' più specifico e voglio che anche voi lo siate. Ad esempio, ultimamente capita spesso, no, di vedere queste visioni molto, questi tatuaggi molto grafici, fatti in nero, che appunto prendono il nome di neotribale. Non so se avete presente qualcuno che fa neotribale, se avete presente come fitta il corpo, è una sorta di ornamental, comunque un po' più scandito, un po' più Molto figo. sciolto. Ok. È blackwork, secondo voi, quello? Per la definizione letterale di blackwork lo è molto più di quello che faccio io, per esempio.
cioè tecnicamente, no, perché se la definizione è nata per definire qualcosa di fatto semplicemente in nero, sì, ma a quel punto anche metà dell'ornamentale vale come black work. Assolutamente. Esatto, cioè, è quello che stavo dicendo, quello che stavo dicendo, a quello cui sì, volevo esatto. arrivare. Anche l'ornamentale è black work, esatto. Allora. È tutto black work. Tecnicamente, per esatto. come è nato, esatto. sì, però come poetica è diverso. Cioè, a quel punto le pagine black workers potrebbero anche ogni tanto, per quanto mi riguarda, cagarsi degli artisti ornamentali. Però spesso non vengono fatto in funzione di pagine ornamentali. Per me è l'unica cosa che un filino stona è questa, perché all'effettivo io utilizzo spesso delle diluizioni che se diluito direttamente a bicchierino non importa, non è solo ed esclusivamente nero, però vengo catalogato tante volte come black worker, che a me non scoccia, cioè ci mancherebbe altro, non mi sto togliendo da etichette, non mi interessa quello, cioè sono contento se qualcuno riesce a trovare in sintesi gli artisti che cerca. Semplicemente intendo dire che allora non vedo perché l'ornamentale non includerlo, quindi per rispondere alla tua domanda, sì, per me il neotribale, come viene definito, assolutamente può essere catalogato in black work, visto che, come diceva Matteo, è una macro categoria, come può essere tatuaggio a colori o new school in generale. Questo punto sì. È vero, però adesso che stiamo parlando di questa cosa qua, è come se buonasera. È come se nella comunità dei clienti appassionati di tatuaggi, sia dei tatuatori, è un po' come se il black worker facesse, cioè è difficile mettere una linea che divide che cosa fa realmente un black worker o cosa non fa, perché uno che fa ornamental o questo neo tribale, robe così, lo stiamo già dicendo che cos'è, ornamentale, neo tribale, invece certo. Un black worker che è molto più vaneggiante. Quindi abbiamo già categorizzato quello che effettivamente, cioè avendo già un nome per descrivere certe situazioni, certi tatuaggi, certe effettivamente tecniche di tattoo o appunto visioni del tatuaggio un po' più nuove, ci siamo già tolti dal problema il fatto che queste cose qua siano comunque black work, no? Seguendo quello che è il ragionamento di Luca, quello che effettivamente cioè il termine per come è stato coniato. Adesso come adesso però è un po' tutto il black work e un po' niente black work, nel senso che è tanto, tanto vasto. Volevo capire anche appunto chiacchierando con voi perché è diventato così, cioè perché si è perso magari, non so, quella tecnica un po' più, avete presente, si chiama engravement, come si chiama, la tecnica della lineettina, del primo black work, no? Tante lineettine fini con un bel outline un po' spesso. È diventato altro. Forse, cioè, sì, è vero, forse quella è stata un po' la transizione. Cioè, passare da... Adesso a me, che dicevi così, mi viene in mente un tatuatore come può essere Duncan X. Tu, Ale, lo conosci, no? Duncan X, sì. Quello di Into You di Londra. Etching, quindi forse esatto. Quella forse è una sfumatura che è partita dal traditional, che poi è diventato traditional in bianco e nero, con la sintesi della sfumatura a tratteggio e i primi soggetti un po' più dark, forse. Quindi topi, piuttosto che... ragni, robe un po' così, no? Infatti, cioè, i tatuaggi di Duncan X è vero che sono, tra virgolette, traditional, ma hanno questa vena un po' già dark. Hanno una forse linea basilare, cioè che parte da una base tradizionale, sì. Forse questa è stata la transizione che poi lo ha portato al black work che intendiamo noi, quindi soggetti anche un po' dark, ma anche romantici, cioè, non lo so. Beh, se ci pensi, sì, il tradizionale comunque... è sempre lo stile iniziale, un po' quello dove i pionieri principalmente hanno sperimentato il primo black work, inconsapevolmente lo facevano già loro, certo. Per dire, ecco, che ne so, magari Philip Fernandez dall'AKA di Berlino, che comunque all'AKA tutti fanno black work, però magari non si definiscono come tali, fanno semplicemente, tecnicamente parlando, fanno quel genere, e poi stilisticamente parlando hanno una chiave di lettura diversa l'uno dall'altro, chi fa un po' più figurativo, chi fa astratto.
cioè, insomma, è stato... Sì, 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 è vero, è vero. Un po' chi fa una generico. Roba più pittorica, chi fa... Sì, sì, è... Ok, sì, sì, però il fatto che comunque siamo già arrivati a ritrovare, no? Il punto di partenza, quello che potrebbe essere appunto un tatuaggio tradizionale, poi rivisto in bianco e nero e dopo sintetizzato, come diceva Matteo, è sicuramente una cosa interessante che ad esempio avrei... Cioè, non avrei mai pensato, nel senso che guardando magari i vostri lavori, anche un ragazzo in chat, tra l'altro se non li seguite andatelo a fare ora, potete trovare effettivamente uno stile che noi adesso come adesso chiamiamo Blackwork, però non arriva da quello. Cioè, nel senso, cosa avete conservato voi personalmente di quello che può essere il primo Blackwork? Quindi quei lavori, come dicevamo prima, molto sintetizzati, molto grafici, però senza l'aggiunta del vostro tratto personale o comunque delle cose che si fanno attualmente, quindi il fatto di decomporre, utilizzare l'iPad per... cioè, non so se mi sto spiegando, però voi sicuramente sì, capite, io, in chat guarda, magari no. Io lancio una frecciatina e penso che una roba che accomuna un po' tutti sia un'atmosfera che gira intorno ai soggetti Blackwork, perché parliamo di quello. C'è un'atmosfera particolare che secondo me deve sempre trasmettere qualcosa di un po' cupo, qualcosa non per forza cupo, ma c'è qualcosa che aleggia intorno ai soggetti dello stile che facciamo noi, penso. Poi non so se gli altri ragazzi saranno d'accordo con me, però sì. Ci sta, l'atmosfera penso fa parte di ogni stile e tecnica di tatuaggio, cioè se no... Questo lo porta alla ricerca stilistica. Se pensi che ogni tatuatore, insomma, emergente o affermato, diciamo, cerca la propria chiave stilistica, la propria atmosfera. Quindi gli appassionati cercano qualcosa che arriva a livello visivo, a livello grafico. Poi, come hai detto te, a livello anche se un tatuaggio può avere un'atmosfera romantica oppure un po' più dark, più cupa, tipo, che ne so, facciamo un confronto tra, per dire, Yao, che tutti conosceremo, penso, Yao TF, dove Yao ATF, sì, che comunque è a quella mano molto puro caos, però nel suo caos comunque i soggetti sono ben leggibili, ben definiti, e rende brutale ogni pezzo che fa. Quindi secondo me è proprio un'atmosfera unica, come qualsiasi altro tipo di tatuaggio o ricerca stilistica. Però il Blackwork rende un po' più cupo il tutto, ma lascia anche una traccia di romanticismo. Ok, capito. Questa roba qua è bellissima. Tipo l'ultima parte, che era comunque la più inciata del tuo discorso, Alessandro, secondo me è quella che rende meglio l'idea di Blackwork, ovvero che il Blackwork è più cupo e più cazzuto in generale, però non per forza sempre. Cioè sì, lo è per forza, però non sempre. Tipo c'è quel piccolo spiraglio del Blackwork in cui uno magari, non so, guarda un volto e ritrova quel romanticismo. Cioè mi viene da pensare, non so, come i tatuatori che lo fanno, anche semplicemente quelli che fino all'altro giorno facevano neotrad e adesso lo fanno diciamo in bianco e nero, utilizzando quel tipo di texture tipica, sì, puntinata, che si trova all'interno di lavori Blackwork. Ecco, quelli diciamo per me sono molto romantici. Dopo, se uno guarda uno Yao, guarda un altro che fa appunto quel Blackwork brutale, riceve comunque l'atmosfera cupa, però che ne so, è comunque dentro lo stesso calderone. È comunque dentro lo stesso calderone. Sì, beh, c'è stata pure un'evoluzione riguardo alla grafica dei disegni. Blackwork può essere definito Blackwork anche tutto quello che è stato rappresentato dopo l'evoluzione dal New Trad, diciamo la trasformazione dal New Trad, quindi l'abolizione dei colori e il passaggio soltanto al bianco e nero, oppure per tutti quei tatuatori che hanno deciso di mantenere lo stesso stile e la propria ricerca artistica, magari dai soggetti tradizionali a quelli orientali. Per esempio c'è un ragazzo che ho conosciuto soltanto tramite social, e lui si chiama Tankeater su Instagram, è un tatuatore australiano che
rappresenta soggetti orientali, ma con una chiave stilistica new trad completamente rivisitata, cioè molto dinamico, mezzi toni, forse utilizzerà anche i sumi, però anche quello secondo me è definibile blackwork, gira comunque intorno alla base che è l'utilizzo del nero, okay. E ci sta, spacca il culo, performa alla grande. Ah, ecco, un'altra cosa che voglio dire è che a me piace pensare che come scuola di pensiero, alla base di tutto il tatuaggio, soprattutto si lega molto al pensiero di un tatuaggio orientale, cioè stilisticamente parlando, come se fosse un vestito permanente addosso, che ti porti addosso e di conseguenza ti deve stare bene addosso, performa anatomicamente parlando su ogni persona, visto che comunque anatomicamente parlando siamo tutti diversi, cioè con due gambe, due braccia, un naso e una bocca, se spera. Certo, certo. Però sì, comunque la concezione più grande, no? più come dicevi tu appunto, che va a vestire attraverso i soggetti piuttosto che il tradizionale, piuttosto che qui quello che era il primo blackwork, molto più, insomma, anche circoscritto, no? Era comunque qualcosa di flash, nel senso che ci sono ancora quelli che lo fanno, non c'è niente di male, io li descrivo come tatuatori blackwork comunque, quelli che magari fanno, certo, appunto, lo dicevamo prima, dicevano in chat prima, etching, si dice così, ragazzi, io mi ricordo engravement, etching è quello che fa Matarese, ma lo fanno anche tanti altri, lì si può fare in grande come fa Matarese appunto, però si può fare anche a livello di flash. Volevo dire che la cosa interessante che ha detto Alessandro è anche, secondo me, il fatto di dire posso categorizzarlo come blackwork anche se usa diluizioni. Questa cosa è perché, secondo me, il concetto è che se si mette del grigio deve essere un accessorio. Cioè, per come la vedo io, ti serve per la leggibilità, chiaramente aiuta, però che anche senza quello il tatuaggio può vivere lo stesso, ok? Io per come la vedo, anche io categorizzo a volte nel parlare qualcuno come blackworker anche se non usa solo ed esclusivamente nero, proprio perché dico ok, sì, c'è del grigio, funziona, aiuta il pezzo, ma non è la parte principale, certo. Capito? Quindi magari lo dai per dare un livello in più, ci sta, è sempre una, cioè, lo utilizzo io stesso, quindi non potrei mai dire qualcosa contro questo, però ti taglieresti le gambe da solo, insomma, sarebbe un pochettino, sì, spesso lo utilizzo, però diciamo che è quella cosa che dici sì, ho comunque la linea che magari in quella zona è solida, ho la texture sotto che è data in ogni caso dal nero, ci metto il grigio perché dà quel quid in più, però è quella cosa che non traina da sola il pezzo, capito? Nell'impatto non è la cosa principale, e allora a quel punto anche io sono assolutamente pro nella definizione, se così come dire. Dato Tankeater, tra parentesi, lo adoro, cioè bravissimo. Così, che poi nota a margine, non abbiamo detto una cosa, cioè in realtà non abbiamo detto una cosa importante che la voglio tirare fuori anche un po' così per il meme, cioè che cazzo serve comunque descrivere, cioè categorizzare un pezzo, cioè nel senso a niente cazzo... è perché dire faccio un tatuaggio illustrativo utilizzando principalmente solo il nero è veramente molto lungo da esprimere. Sì. E perché i clienti hanno bisogno di un hashtag, ma non è nel senso dispregiativo, ma per categorizzare, no mentale, certo. Ti devono trovare, capito? C'è bisogno, anche solo, cioè io personalmente magari non lo sento il bisogno, però un ragazzo, mi immagino, il tipo che si è sparato la lista d'attesa, si è tatuato, ha veramente bestemmiato per un sacco di ore, alla fine quando il suo amico gli chiede ma cosa ti sei fatto? Lui vuole dire che cos'è. Mi sono fatto, in chat hanno detto questa cosa qua, molto molto bella, relativa al primo blackwork, dicendo che il nome tecnico corretto è tutto medievale intarocchito. Sì, bello, bellissimo. Descrive veramente molto rende bene. Rende l'idea. Sì, esatto, sai, dopo, sì. Uno va a pensare, la tecnica dell'acquaforte, quelle cose lì, invece no, tutto medievale intarocchito. Perfetto. Perché invece avete scelto di viverlo in questa maniera qua? Nel senso che c'è anche gente che lo vive molto più graffiti, c'è gente che lo vive molto più mandala, ornamental, c'è gente che lo vive dot, comunque... cioè, lettering, sì. C'è il dark lettering che dopo diventa soggetto, è comunque quel blackwork, un po' così. C'è l'horror, ce ne sono veramente, veramente tante, no? Di sfaccettature. Perché voi avete scelto questa componente un po' più grafica? Che alla fine penso che sia un po' l'unica cosa che...
ti collega tutti e tre, nel senso che tutti e tre avete una componente molto grafica che, perdonate, però la mia ignoranza mi viene da dire, cioè mi porta a suggerirmi e a dire il fatto che è comunque una cosa un po' più digitale, nel senso che secondo me i vostri lavori hanno bisogno più, cioè rendono meglio se creati su un supporto digitale, nel senso mi sembrano fatti con iPad i vostri lavori e dopo messi su pelle, piuttosto che, non so, il... è un ragionamento di merda, però non so se mi sono spiegato. Cioè, piuttosto che fatti, piuttosto che disegnati, e non so. Al mio segnale scatenate l'inferno. Vai, blastatemi. Mi sembrano, io entro la mia. Cioè, mi sembrano molto, no, molto puliti, ma così puliti da sembrare appunto digitali, no? Cioè, molto grafici da quel punto di vista lì. Ok. Vai, andiamo in ordine di apparizione sullo schermo. Vai, Matteo, per me. Dissatemi. Parola a buon Matteo. No. Cioè, allora, sì, è vero, per dire, i miei lavori, soprattutto nell'ultimo periodo, sono molto grafici. Però, per dire, tu avrai visto, Matte, sul mio profilo ci sono anche alcuni dipinti, quindi sono soggetti che allo stesso tempo... mi viene voglia anche di dipingere a mano. Ovviamente forse questa evoluzione tecnologica un pochino ha improntato sulla graficità dei miei lavori, almeno anche per una questione, come ti dicevo l'altra volta, di velocità d'esecuzione, un po', diciamo, ho trovato degli escamotage grafici e forse l'iPad in questo mi ha aiutato. Però devo dire che anche se disegnassi a mano, ormai la mia impronta stilistica sarebbe pressoché la stessa, non cambierebbe tantissimo. Ok, no, ma io lo dicevo in realtà non voleva essere un tot a nessuno, lo dicevo unicamente perché forse no, è l'effetto pulizia, no? L'effetto comunque abbastanza, plastico, l'effetto, cioè proprio quell'impronta molto forte. Ammetto, tipo nel mio caso ammetto che forse la tecnologizzazione, cioè quindi iPad, computer, tavoletta grafica, abbia in qualche modo ovviamente e naturalmente influenzato poi l'estetica finale di oggi dei miei lavori. Ok. Sicuramente. E se vuoi rispondere anche all'altra domanda, ovvero perché la scelta di questo piuttosto che un'altra delle mille categorie che ho appena elencato, cioè perché non mandala, perché non ornamentale, perché non horror, perché non, capito? Cioè... No, horror in realtà è una cosa che mi piace fare, ma che forse mi viene molto più semplice quando mi viene chiesta, perché a me piace di più dare una vena un po' più malinconica magari, o mixare diversi soggetti, creare qualcosa che in quel momento mi frulla in testa. Però tutti gli altri stili più o meno mi ci sono sempre approcciato, ai mandala piuttosto che al lettering, però gira e rigira alla fine quello che poi mi ha sempre colpito di più, quello che mi è sempre piaciuto di più fare, appunto, è quello che si vede oggi. Certo. Però certo. Un po' ci ho provato, ma mi capita tuttora di fare magari un lettering, di fare magari un mandala, magari con un tocco dark, però poi gira rigira, si torna sempre allo stesso punto. Si torna sempre lì, al tuo black work. Luca, dici tu invece. Sì. Blastami tu, Luca, affermazione. Trovo abbastanza divertente il fatto che si percepisca come offensivo il pronunciare il nome iPad quando in realtà è soltanto uno strumento, tanto, cioè, nel senso... No, ma infatti io l'ho ammesso. Mi ha influenzato tantissimo. Ci siamo lanciati giusto perché faceva ridere, bullizzare Matteo. Cerco di essere un buon burattinaio nel mio limite, ovviamente, no, perché non sono tecnico, quindi la mia ignoranza è quella che dovete punire voi a questo punto, perché il discorso è che comunque, vabbè, tanto quello l'abbiamo già fatto, non voglio aprire una parentesi sul digitale, semplicemente il fatto è che tanto se non sai disegnare non saprei farlo, basta. Però il digitale aiuta tantissimo, perlomeno il sottoscritto, nella sperimentazione, cioè il fatto che non butto 10 fogli e 1000 ore su certe cose, ma che per provare una fase magari preliminare o definitiva, dipende dai momenti, questo mi tolga un sacco di
sbattimenti, fondamentalmente. Al tempo stesso fa ridere che sia uscito questo discorso proprio in un periodo in cui io sto aggiungendo una texture in uscita dalle linee per ricordare di più la mia amata Bic e matita grassa. E poi uno mi dice, cazzo, ma sembra digitale. Dice, ok, forse sì, non ma Luca, io i tuoi lavori, Luca, non li guardo più. Io ormai metto like a prescindere dai tuoi lavori, non li guardo neanche più. All'inizio sì, guardavo. La fotografia del gatto e tipo... Like. Mani basse. No, a parte gli scherzi, comunque, per rispondere alla parte precedente sul genere, come diceva Matteo prima, se avessimo, a questo punto, parlando di Blackwork, se avessimo voluto fare quello che è categorizzato come ornamentale, saremmo stati lì, nel senso, credo che alla fine, se il tuo... stile, se la tua estetica, ecco, arriva da un ragionamento molto razionale, forse c'è qualcosa di sbagliato. Per capirci, ognuno di noi tre in maniera diversa ha portato quella che è la sua sensibilità e la sua ricerca in quello che fa. Questo non vuol dire non evolversi, perché se guardiamo i lavori di ognuno di noi, certo, indietro di qualche anno, chiaramente sono dei cambiamenti importanti, un'altra però cosa. È un percorso, sì, esatto, è un percorso che se è portato avanti da tanta razionalità, secondo me perde qualcosa. E te lo dice uno che l'ha fatto, perché io ho sbagliato in passato a cercare di appunto razionalizzare quello che volevo fare. Okay. Cercavo di inquadrarmi un po' meglio in qualche cosa e non ci riuscivo, per poi essere finito comunque a inquadrarmi qualcosa, ma con naturalezza, capito? Quindi certo, non diventa sì, ok, non devi cercarlo, cioè nel senso, quando questa cosa viene, quando la gente inizierà a etichettarvi come black workers, vuol dire che avete raggiunto il vostro obiettivo, però senza pensarci magari troppo. Esatto, e magari inventeranno tra qualche tempo un termine che si adatterà ad Alessandro e non a me, oppure troveranno un altro termine che categorizzerà meglio Matteo nella sotto insieme del black work, piuttosto che invece toglierlo da una categoria. Non lo sappiamo, perché appunto come è nato... È molto recente, sì, infatti stiamo parlando di tatuaggio moderno, esatto, questa sera. Sì. Certo. Come è nato può andarsene, quindi la cosa figa è che noi riconosciamo l'artista, cioè che un tatuaggio di Alessandro, di Matteo, e non escludo ovviamente tanti altri artisti, io quando lo vedo riconosco per certo quello che trasmette, anche se aggiunge il rosso, se toglie il rosso, se mette il sumi, se toglie il sumi, io so che sono loro, anche esulando dal soggetto, perché noi abbiamo parlato di soggetti prima, però è vero che siamo legati a certi soggetti, ma oggi ho visto delle farfalle con dei tribali e ho riconosciuto che sono di Alessandro, anche se sì, non sì, sono certo. Anya, che certo, per dire è un soggetto a lui molto caro, come Matteo ha fatto, mi ricordo qualche tempo fa, adesso faccio un esempio random, questa arpia che non ha mai fatto prima, quindi non è che uno può dire ah beh le arpie di Matteo, no, eppure ho riconosciuto lui per via della sensibilità che trasmette, quindi credo che la cosa interessante bellissimo sia questa, è che la tua domanda porti comunque a seguire tutta questa strada da una prospettiva un po' diversa dal solito, qual è il tuo percorso, quindi boh, ci stava, perché alla fine siamo tornati lì, però è un giro interessante, esatto, perché beh, alla fine voi l'avete reso interessante, nel senso voi e la vostra storia e la vostra sensibilità e la vostra visione, le vostre skills, no? Dal punto di vista del disegno, no? Che avete sviluppato nel corso del tempo, vi hanno portato a rispondere in maniera figa a questa domanda. Se no, se uno prende e fa in maniera abbastanza schematica, insomma, sta un po' a parlare di quello, però è una roba molto limitata, no? Capito? Era un po' anche più limitata. Perché, no, riflessione fighissima quella di Luca, tra l'altro, bello. Vero, certo, molto. Grazie. Sì, scusami, sì, ma te lo stacco, che sennò mi dimentico. L'ultima cosa è che quando noi parliamo di sviluppare quello che facciamo, noi tre e tipo quasi tutti gli altri, intendo, tante volte una persona si immagina che noi stiamo delle ore a buttare la testa sul foglio o sull'iPad dicendo tipo perché non mi esce, che ne so, la linea pulita o perché questo... In realtà il discorso di, ad esempio, pulizia di tecnica pura è principalmente legata al tatuaggio o all'esecuzione finale di un dipinto. Tutta la parte prima, quindi quella fondamentalmente
più stressante, è perché noi guardiamo quello che stiamo facendo e stiamo dicendo: perché non mi dai quello che mi dovevi dare? Cioè è proprio un discorso di atmosfera, di dire: perché non mi stai trasmettendo quella cosa lì? Io ricerco un tipo di gusto e sensazione che però non riesco, non voglio fare uguale a qualcun altro, ovviamente, ma che comunque porta con sé il fatto che io ho visto mille altri artisti, quindi c'è quell'insieme di cose che dici: io quando vedo certe persone provo questo, il mio lavoro deve dare questo. Sì, con questo che perché stai dicendo fa, è la nostra, forse la, cioè, ma non so, molto poi figo. Adesso noi parliamo di noi tre però sì, penso che sia la cosa proprio peggiore del nostro mestiere, cioè se peggiore si può chiamare, insomma. Però è vero, quando tu vedi un tuo lavoro e non ti sta trasmettendo quello che tu hai in mente, cazzo, lì è un delirio. Figo. Sì, quello è frustrante. È vero, sì. Però è anche lo stimolo maggiore che abbiamo, perché comunque, cioè, magari sai di aver fatto un buon lavoro, sai che il cliente è contento e sai di aver fatto un bel tatuaggio, cioè non è questione di sputare su quello che abbiamo fatto. No, certo, semplicemente la, comunque, dei nostri clienti. È solo che in certi casi dici sì, ma gli manca qualcosa, solo che non sapendo definirlo tu vuoi togliere il ma dalla frase, capito? Bravo, bello, molto bello, molto bello. Io non so come faccia Luca Cattaneo quando dice queste cose, insomma, ha tipo la testa che gli si sviluppa, si vede le frasi scritte, cioè, non tutte lo so. le proiezioni ortogonali, ha le parole che cambiano e fa delle cose, dei castelli bellissimi, no? Molto, molto bravo, molto bravo. Adesso facciamo parlare un po', facciamo parlare un po' Alessandro, basta. I suoi disagi, perché... esatto. Alessandro, se vuoi blastarmi, la siamo sempre sul filone di prima, sempre sul filone della mia provocazione. No, cioè, blastarti, cioè, non credo che sia una cosa utile, anche perché, cioè, sei tu che ci hai invitato, quindi è un po' come sputare nel proprio piatto. Ma no, cioè, io sono contento, se ho detto una cazzata, sono contento che mi dite: Mario, con hai detto pacatezza. Una cazzata. No, davvero, cioè, sono contento se mi dite, se ho detto una cazzata, ditemelo. Penso, nel tuo quotidiano hai avuto modo di approcciare questo mondo, comunque tatuaggi ne hai, anche visibili, e direi che sicuramente ti sarei fatto un'idea al riguardo. Comunque anche io trovo molto interessante il pensiero e il ragionamento di Luca, perché a volte, ecco, ci si incastra tanto sul pensare schematicamente, parlando su come far funzionare un disegno fare un disegno su un foglio che funzioni su pelle, e quindi non è mai la stessa cosa, perché la pelle è un tipo di supporto totalmente diverso da quello di un foglio, di uno schermo, di un iPad, che sono appunto strumenti utilizzati per arrivare alla resa finale. E a me piace molto l'approccio con la pelle stessa. Se ho la possibilità, non risparmio mai di fare un lavoro a mano libera. Le fiamme che hai citato prima, insomma, sì, mi ha dato, anche se su un lavoro piccolo rispetto a quello che mi piacerebbe fare, comunque mi ha dato un bel po' più di margine per, insomma, per andare un po' più libero. Quindi pennarello e pelle mi dà una bella sensazione di libertà, è un approccio molto intimo con la pelle, è una cosa che comunque dà soddisfazione. Ed è vero che, insomma, salti tanti passaggi che puoi fare su iPad, ma arrivi quasi alla resa finale, che è quella che comunque di base sulla pelle funziona sempre. Quindi, come ha detto Luca, magari, ecco, il black work è anche questo: non trovare una resa finale perfetta, ma lasciare, insomma, passatemi l'espressione, un po' al caso del momento, quel dettaglio, quel particolare spizioso che quando entra, comunque, dicevo: cazzo, ci sta. Volevo chiedervi adesso invece di istruirmi, voglio proprio che mi facciate una guida sul come cazzo, appunto, si dosano quelle che sono le componenti tecniche per un lavoro blackwork, nel senso che a me fa un sacco piacere, cioè quasi mi eccita vedere un lavoro blackwork che integra al suo interno più tecniche differenti, più texture differenti, che c'è una parte dot, c'è la parte nero pieno, c'è la parte grattata, cioè a me piace quel tipo di cosa lì. Voglio... qua il maestro è Luca. Beh, insomma, sì, è Luca.
Anche a livello, anche con i pieni, secondo me, si fanno cose molto molto fiche ed è Infatti. soprattutto, difficile, diciamo, bilanciarli dal mio punto di vista per avere una bella sinergia tra quello che ad esempio fa Matteo, no? Che lascia tanta pelle, fa tanto nero per il resto, o quello che fa Luca, che appunto utilizza texture differenti. Però immagino che tutti voi abbiate approcciato a questo mondo provandole anche queste texture differenti. Se volete anche elencarcele, fateci proprio un giro, cioè, visto che appunto è un podcast per chi vuole informarsi meglio e capire cos'è sto blackwork qua, andiamo a insegnare anche a un ascoltatore tipo cosa può trovare all'interno del lavoro blackwork a livello visivo, no? Ok. Ma guarda, parto sempre io, andiamo in... Certo, sì. Vai, vai, vai. Io personalmente ho iniziato a fare blackwork non tenendo in considerazione la sfumatura con l'ago da linea, per dire. Anzi, all'inizio ero abbastanza fissato con quelle sfumature super morbide fatte con i soft magnum. E poi studiando, guardando i tatuaggi anche di altri colleghi, altre robe, ho iniziato a vedere queste combinazioni di texture, magari per, che ne so, se c'è una parte di legno, allora lavori con un grigio per fare le venature, poi gratti sul volto, magari fai la sfumatura invece col magnum più morbida per creare quel contrasto lì. E poi pian piano ho messo sempre più dettagli nei miei soggetti fino ad avere l'esigenza quasi di dover usare anche l'ago da linea per andare a fare, che ne so, i dettagli in un occhio, in una faccia, in un volto molto piccolo. E poi sì, cioè, andando avanti, diciamo, questa cosa qua, i contrasti, ho capito che nel nostro stile, se si vuole fare qualcosa di completo, sono fondamentali. Come dicevo prima, avevo accennato questa cosa qua, che le diverse tecniche che si possono usare, a parere mio, nel blackwork sono un po' i nostri colori, sono un po' le nostre palette. Secondo me sono fondamentali. Fondamentali, ma dipende anche un po' dal soggetto, perché a volte una sintesi estrema, come tipo le maschere che fa Ale, cioè che sono super fighe, anche boom, tutte di nero così, cioè funziona benissimo. Forse anche quello è una cosa super importante del Sì. nostro stile, cercare di riuscire a combinare in diversi modi, sotto diverse forme, diverse tecniche di sfumatura, riempimenti, vuoti, pieni, cioè color pelle, lasciare tanta pelle, sfumare tantissimo. Questo connubio, questa combinazione porta al risultato, chiamiamolo perfetto, diciamo. Ok. Ale, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dirci un po' quelle che sono quella che è la tua palette, per quanto riguarda i lavori che fai, come gestisci tu, la parte del colore? E dopo andiamo con Luca. Ok, e, beh, la palette è molto semplice, nero e cioè Nero. chiaro e scuro. Il chiaro è dato dalla pelle e lo scuro è dato dal nero, dall'inchiostro. E in realtà potrebbe essere lo stesso nero, cioè lo possiamo definire pattern. Ci sono tanti tipi di pattern e si possono raggiungere tutti tramite la ricerca del segno. E io sbatto ancora la testa su pattern figurativi come quelli rappresentati sulle tavole, diciamo, classiche giapponesi. Mi mandano fuori. Riesco poco ad utilizzarle perché non sempre vengono richieste, quindi poche volte le aggiungo. Però quelle potrebbero essere un pattern figo da aggiungere ai miei lavori. Caso a qualcuno dovesse interessare, potrebbe essere un modo per continuare a sperimentare. Ragazzi, in chat, se volete, contattate Alessandro Micci, che ha bisogno di crescere anche lui, di provare un po' di cose. Quindi, se vi interessa un bel lavoro blackwork fico, potete. No, ci sta assolutamente. Chiamate il numero Chiamate Sovraimpressione. 800 sovraimpressione e Faccio venire. No, però beh, abbiamo messo fuori gli Instagram. ci sta. Comunque, uno può schiacciare e andare ovviamente a vedere anche di quello di, cioè quello di cui Ci sta sta. parlando. Comunque, è presente all'interno del tuo profilo. Immagino ci sarà comunque una rappresentazione di quello. L'hai già tatuato questo tipo di cosa o è una cosa che ancora non hai provato? Sì, forse raramente, però spero di farlo ancora. Anzi, un'altra cosa che mi piacerebbe sperimentare è tatuare su una base completamente nera, magari un nero guarito già da tempo, che è una cosa che si vede, ma non sempre si fa.
un po' per forse cioè mancanza di soggetti, un po' di mancanza di supporto, però tatuare su una base nera magari un braccio nero che comunque è guarito da tempo e andare ad aggiungere un nero più fresco sicuramente dà un livello di profondità e di volume maggiore, potrebbe creare insomma una bella sintonia, un bel impatto grafico. Pensavo che dicessi col bianco, invece vuoi fare black on black, nero su magari nero. Magari un nero bello, sì, di quelli vecchi che guariscono verdastri e tu gli butti sopra nero che guarisce. Esatto. Nero. Ma io tra l'altro sapevo, c'era un tatuatore americano, adesso non mi ricordo il nome, che faceva apposta il nero di base in modo diciamo non curatissimo, quindi molto veloce, in modo da andare così e poi le sedute successive andava ad applicare diversi livelli sia con il nero più patto sia con il bianco. Nathan Mould, non so se l'avete mai sentito. Andiamo a cercarlo. Ascoltate, ragazzi, cioè, la pronuncia, ripetelo, Matteo. Nathan Mould, penso si chiami, penso Luca, dimmi se secondo te, ma penso di sì. Nathan Mould, penso sia texano lui. Beh, comunque fighissimo, cazzo. Cioè, l'idea di fare nero su nero, gasa, anche perché può ridar vita a comunque un braccio, diciamo, che di per sé immagino sia cover up, nel senso che la gente non è, cioè, la gente solitamente si fa grandi pezzi neri o per cover up o perché, non so, gli piace quel tipo di roba lì, quindi con quello che dicevamo prima, no? Il neotribale magari è uno di quelli che partono direttamente col nero, penso Cancellier, che lui è tutto nero, lui non si è mai fatto coverare nulla, c'è proprio partito dal nero, ok? Sì. Cosa figa. Ok, scusate, torniamo a Luca Cattaneo. Luca, parlando di texture, se vuoi è il tuo turno, visto che tu hai tanto da raccontarci, perché sei quello che forse... Il dottore. Il bot. Ma non vi vedo più, tra l'altro, io voi due. Vabbè, comunque, non ti preoccupare. Forse è cataratta. Vi sento, quindi tanto basta. No, allora, in realtà, a parte che a me piace tantissimo, ma veramente tanto, tipo che te la rubo, la visione che ha dato Matteo del fatto che le varie texture e movimenti, insomma, siano i nostri colori. Veramente bellissimo, perché effettivamente è vero. E romantico. Tra l'altro trovo anche che la visione di Alessandro, aggiungerei che è anche molto 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 clinica, perché comunque l'equilibrio tra vuoto e pieno che serve per bilanciare un pezzo così lo trovo molto preciso e difficilissimo da raggiungere, perché dovete immaginare che stiamo parlando solo di linee nere più o meno spesse e campiture nere piene che devono fare il paglio con il bianco, quindi la pelle, e se non è preciso questo bilanciamento esce una cosa che a impatto è o una macchia nera o delle robine nere, quindi avere una leggibilità molto alta utilizzando solo nero e linea, ma averla unita alla riconoscibilità io non lo sottovaluterei, tanto che se voi ci sfidaste a fare tutti e tre delle fiamme nere uscirebbero tutte e tre profondamente diverse, perché quando utilizzi soltanto quella tecnica così sintetica è solo lo sviluppo della forma che conta alla fine. Certo. È proprio il come lo fai, non il quanto diversi questa cosa sì. Oddio. Vabbè, se posso aggiungere anche, visto il fatto che c'è sta il momento pompini e vicenda, anche scusate il gergo, anche insomma tecnicamente parlando, le grattate a linea che fa Luca e fanno anche tanti altri artisti, che sono diciamo il dot work, quindi a linea sia grattato sia puntinato, insomma ci vuole parecchia dedizione, parecchia concentrazione e soprattutto parecchia pazienza, e saperlo dosare, saperlo quantificare, dove andarlo a mettere e avere la pazienza di farlo non è cosa da poco. Certo, si parla sempre di tecnica e di sperimentazioni, poi, perché immagino che anche Luca ci abbia la sua parte sperimentale, nonché quella grafica su cui battere la testa. Certo, infatti questa roba qua anche nella diretta che abbiamo fatto proprio singolarmente con il Luca Cattaneo è venuta fuori, ovvero che
comunque la ricerca per quanto riguarda il suo tipo di black work è un qualcosa che spazia molto e arriva tanto da quello che è appunto la sua tecnica di disegno, ma dopo a livello di tattoo è un'altra cosa, nel senso quei puntini lì, quel tipo di roba lì che diceva adesso Alessandro, non so se Luca l'hai sentito, forse no. Dicevo che comunque, parlando sempre di tecnica, anche il dot work a linea, il dot work grattato richiede parecchia pazienza e parecchia concentrazione, quindi nulla esclude che a livello sperimentale anche tu c'hai i tuoi demoni con cui diciamo sbattere la testa. Verissimo. No, ma guarda, il discorso è proprio lì. Ci sono sfide Demoni in che senso ognuno di noi metaforico e figurativo. affronta Demoni, e Anya. tecnico e Demoni. tecnico a livello di internet, tra l'altro. No, più che altro è che ci sono delle sfide che ognuno di noi nel proprio genere deve affrontare, che magari da esterno si percepiscono poco, però sono molto personali e importanti a livello proprio di resa del tatuaggio. Non parlo Sì. di arte, parlo proprio della tecnica. E per quanto riguarda me, io devo ringraziare fortissimevolmente Luca Natalini, perché quando avevamo parlato con lui, aveva detto, mi ha fatto iniziare a fare questa cosa Magnum Eyeliner, perché ha detto, vabbè, è uguale, devi pensare come se utilizzassi un pennarello o un pennello, e se hai gli angolini che non raggiungi con uno strumento grande, cosa fai? Utilizzi un pastello. Io non l'avevo mai vista in questo modo, ma proprio mai. Ho detto, ah, un pastello, tipo proprio momento cosa? E da quel momento ho cominciato a pensare, ok, perché con la Bic, utilizzando una Bic, è nera, cioè è semplicemente un colore, perché si riescono a dare così tanti effetti e col tatuaggio no? No, sì che si può. Semplicemente il Certo. discorso è, la Bic cambia i livelli di lettura tramite il movimento, quindi lo fai circolare, fai tratteggi più vicini, più lontani, lo Certo. incroci oppure li lasci, tipo, sai come fanno gli artisti americani spesso, che hai magari qualche tratteggio in una direzione, l'altro nell'altra, ma non si incrociano, si accostano e basta, no? Va bene, muoviamo avanti un po' questa conversazione. Abbiamo parlato di quella che è la vostra palette, seppur siamo sempre nel contesto blackwork. Volevo chiedervi invece la cosa più difficile che avete riscontrato nel fatto di arrivare ad avere una riconoscibilità all'interno di questo stile, di questo genere. Nel senso che lo studio e quello che può essere, no, l'evoluzione del disegno personale è una roba che, cioè, è singolare a voi, però nel senso il fatto di riuscire a farlo funzionare dal punto di vista del tatuaggio e poi a venderlo ovviamente perché voi ci lavorate con questa cosa qua. Cioè, dove sta il nesso tra quello che faccio io, che mi piace a me e che mi gasa a me, e il fatto che possa essere ben visto da un occhio esterno, tant'è che la gente voglia dopo tatuarsi soltanto in quello stile quando viene da me. Cioè, magari ci sono persone che fanno tante cose fighe, immagino che all'inizio sia stato un po' così per tutti, però perché è proprio il blackwork e non altro? No, ma la domanda precisa è perché uno sceglie di tatuarsi blackwork piuttosto che un altro stile? No. La domanda precisa è perché, nonostante magari all'inizio la proposta da parte vostra fosse ampia, la vostra scelta ricaduta sul blackwork? Perché pensate che un cliente, preferisca voi in quella visione piuttosto che voi in un'altra? Ma io penso che prima di tutto sia arrivato da un impulso che esula completamente dal fatto che cioè che volessimo qualcuno che si tatuasse da noi. Quello forse arriva dopo. A Un me il linguaggio forbito il blackwork, tuo? certo, sono un alto borghese di Torino. Dotto, è dotto. Io penso che come prima cosa, cioè almeno per quanto mi riguarda, a me piaceva quell'estetica, mi ci vedevo la mia mano, e quindi prima di pensare ai clienti ho pensato, cazzo, ma io voglio spaccare facendo questa roba qua, cioè io voglio studiarla, mi piace, voglio, ricollegandomi a quello che diceva Luca prima, voglio che mi dia la stessa sensazione di quando guardo il lavoro di un artista che per me
è super forte, voglio arrivare a quell'obiettivo lì. E poi la clientela, in realtà, secondo me, se lavori bene arriva poi di conseguenza, ma non è una cosa, cioè non è stata come faccio a prendermi quella fetta di clientela lì. Ciao, ma è, forse quello è arrivato dopo un po' che magari ci lavori sopra, pensi, cazzo, ma io voglio tatuare i collezionisti. E infatti quando ti capita un cliente che magari c'ha un pezzo di, che ne so, di Tyson, un pezzo di Aminka, un pezzo di Michi, un pezzo di Luca, e lì diventa fighissimo, cioè quando il cliente ti viene a scegliere perché ti mette in una... ti riconosce, certo, certo. Ma io te lo chiedevo non soltanto a te Matteo ma anche a tutti gli altri, perché penso che sia una cosa interessante per chi magari da tatuatore o da apprendista tatuatore parte con quel tipo di concetto, no? Visto che adesso siamo nel 2021 e anche gli apprendisti, diciamo, hanno già da subito il proprio timbro, capito? Può essere interessante sentire come uno che lo fa da tempo... La faccia di Luca mi è piaciuta. Ragazzi, io ve la butto lì, perché nel senso... No, lo so, però lo fai apposta. Ma insomma, no, è così, ragazzi, è così. Cioè, nel senso, è così. Siamo nel 2021 e cioè, non è che lo... No, lo... hai ragione. Cioè, adesso a me poi, tipo, mi è capitato qualche giorno fa proprio che un ragazzo giovane mi facesse vedere i suoi lavori e hanno già ben chiara l'idea di dove vogliono andare. Cioè, prendono, dicono, cazzo, voglio fare questo, voglio fare il volto, splittato, voglio fare questo. Cioè, è già lì, è ready made, non so come dire. Sì. Okay. È che da un lato è anche figo che uno parta con le idee chiare, dall'altro io trovo che se ti leghi al soggetto poi non fai altro. Cioè, il discorso è, io so benissimo che se chiedo, ecco, esatto, sì, tra l'altro, esatto, sì, la vedo in chat, concordo e sono assolutamente d'accordo, e unirei questo alla questione apprendimento e apprendistato. Se uno arriva dicendo io voglio fare, prendo quello che hai detto, volti splittati, voglio fare il black workers, non è una questione di sensibilità o di genere, è proprio una questione di commercialmente io voglio presentarmi con quello, e a te piace il volto, ma quello non è uno stile. Cioè, io so che se, allora, la nostra poetica passa anche attraverso i soggetti, e siamo d'accordo, e anche dal fatto che a uno esca meglio o peggio qualcosa, però io so che se chiedo un furetto a loro due, me lo disegno in una maniera che è comunque loro, e saranno riconoscibili anche se non lo tatuano, perché nessuno glielo domanda. Se io glielo chiedo, me lo fanno e sono loro. Io non voglio pensare, un artista non può definirsi tale se io gli chiedo di uscire dalla sua comfort zone del volto splittato e non mi sa fare un cazzo. Questo perché? Perché vuol dire che prima non hai sperimentato abbastanza. Non parlo di tatuaggio, anche solo su carta. Ci devi sbattere quella testa. Io ho cominciato ad avere una cifra un pochettino più personale e paradossalmente anche clienti più presi bene, cioè presi meglio, scusate, l'italiano non è di casa, nel momento in cui io ho cominciato a divertirmi. Quando mi sono sciolto, certo, e a me ha cominciato a piacere il modo in cui portavo avanti il mio percorso, allora lì le persone percepivano che qualche cosa in quello che facevo aveva un po' più di Luca, ok? Ma non parlo di più figo o meno figo. Cioè, certe persone non amano più quello che faccio, ma va bene. Cioè, ci mancherebbe, mica puoi piacere a tutti. Vero, vero. Però i clienti lo notano, lo sanno, lo vedono. Sì. Quando, cioè, sì, quello che dicevo prima, perché poi uno, un collezionista, magari cliente, ti viene a beccare? Perché... lo riconosce. Cioè, ci hai sbattuto la testa, lo riconosci. Adesso, cazzate a parte, voglio un attimo prendermi un merito, uno solo, nella mia ignoranza totale. Vediamo. Da neotrader, da tipo che non conosce un cazzo di Blackwork, io comunque riesco a riconoscere i vostri lavori, perché è una cosa che, sì, è un tratto caratteristico singolare in ognuno di voi, come ho detto prima. Se uno dovesse interrogarmi, se domani dovessi andare a scuola e la prof mi dicesse Matteo Mariani, Bad Luck Mario in questione, dici cosa fanno Alessandro Micci, Matteo Carma, Luca Cattaneo, io so rispondere, come ho fatto
prima, quindi so i vostri tratti caratteristici perché balzano all'occhio, però come vi ho chiesto adesso in maniera volutamente provocatoria, è figo, no? Che vengano fuori delle versioni per aiutare anche chi vuole appoggiarsi in questa cosa senza sapere tutto questo, no? Senza sapere che il tratto stilistico è un qualcosa che uno, come diceva Luca, può spalmare su più soggetti, anche se dopo in realtà fa soltanto degli agna, ok? O fa soltanto delle altre cose personali. Sì, ma poi per dire c'è da dire qua, voglio tirare in mezzo Ale, che a volte uno fa nel suo stile anche un cambiamento radicale, perché tipo Ale, cioè tu hai cambiato tantissimo, cioè sei passato da un blackwork, mi ricordo qualche anno fa, molto più in stile un po' così dark, ha un approccio molto più orientale, quindi nello stesso stile hai fatto un cambiamento senza pensare a cosa, cioè alla clientela, per dire, perché uno poi magari ci può anche pensare, tra l'altro, cioè sì, dici, cazzo, voglio fare un cambiamento, ma minchia, da domani non mi caga più nessuno, infatti, può essere. Infatti la cosa secondo me che dovrebbe lasciare un po' spazio a tutti, ma che diciamo molti sono contro, parlo sempre inerente ai tatuatori, diciamo, no, Blackwork non deve definire una chiave di lettura o anche il tatuaggio. Secondo me è bello darsi la possibilità di cambiare e di sperimentare, come dicevo prima, come ho ripetuto spesso, quindi di essere un po', aiutatemi, tipo non mi viene liberi, l'aggettivo, liberi, flessibili, aperti, esatto, malleabili, cioè alla fine Se si rimane sempre unicamente su una sola chiave di lettura, un solo pensiero, una sola scuola, una sola scuola di pensiero, un solo stile, non c'è la possibilità di sperimentare. Anzi, magari a volte mentre stiamo tatuando, stiamo disegnando, è bello sperimentare tecniche nuove. Molte volte i social che ci fanno da vetrina, da social network, sono la nostra vetrina, quindi noi ci facciamo pubblicità e passaparola tramite quello. Nel frattempo abbiamo la possibilità comunque di sperimentare altre tecniche e di trovare nuove chiavi di letture. Io lo faccio spesso di anno in anno, altrimenti sento di ammuffire, cioè sta cosa mi fa sentire l'acqua alla gola, altrimenti non si va avanti o non si torna indietro. Molte volte forse, ecco Luca magari mi darà la conferma su questo, che è bello poter tornare anche indietro per vedere non solo gli errori che abbiamo fatto ma quello che abbiamo lasciato, perché non ci accorgiamo che determinati elementi, determinati particolari ce li perdiamo, magari il lavoro ci faceva schifo ma quel dettaglio cazzo lo vogliamo riutilizzare, quindi lo riprendiamo e lo riadattiamo. Fighissimo. Sai che ho una cartella in piena di flash vecchi che dico io prima o poi questi ridisegno, perché mi fanno cagare, li metterei fuori, ma c'è qualche cosa che dico pure io prima o poi questi li tatuo. sì, non ho lavorato per niente, non ho lavorato per niente. Ok, però, come si dice, lui, devo dire che ha detto anche un'altra cosa interessante riguardo anche al commento che è arrivato sulla clientela, cioè il fatto che noi dobbiamo curarci della clientela nel momento in cui con clientela si intende il rispetto verso la persona che stiamo tatuando, e quello non deve mai mancare, però a volte dobbiamo anche non curarci del fattore clientela, perché appunto, come c'era scritto e come stavamo dicendo, se devi badare solo alla paura di non avere, di perdere clientela, o alla paura che quello che stai facendo possa piacere o no, no, alla fine se ci metti il tuo, come dicevamo prima, se c'è il tuo gusto che si evolve, piacerà e qualcuno si fiderà soprattutto di te, perché se hai questa evoluzione c'è un motivo, non è che ti sei messo a tatuare pallini così. Ti faccio nero di punto in bianco. Ti interrompo un secondo, Luca, per fare una piccola precisazione in merito a quello che hai appena detto. Ragazzi, non prendete le parole di Luca come parole supponenti, ovviamente tutto contestualizzato al fatto che quel tipo di non trascurarsi la clientela è relativo a un'idea, all'ideare un progetto, a sperimentare un'altra chiave con un cliente consenziente. È ovvio che non va a tatuare a cazzo su un povero cristiano, questo penso che sia è chiaro, però volevo specificare, perdonatemi ragazzi, però è suonato così male, scusate, ho sentito un attimo
non c'è da fregarsi del cliente, ho detto oddio, qua la gente capisce male. No, allora ho dovuto fare una piccola precisazione. Hanno scritto in chat delle cose molto interessanti, adesso le leggo e tra l'altro prenderai anche comunque questi che sono idealmente gli ultimi momenti della nostra chiacchierata per lasciare spazio a domande dal pubblico. Qualora qualcuno di voi volesse rispondere, diciamo, lasciamo un secondino ai ragazzi se vogliono chiedere qualcosa in merito appunto a questo black work o al black work specifico di uno dei ragazzi. Sarebbe interessante sapere cosa vi interessa anche a voi sentire. Intanto vi leggo. Jerry che scrive: è anche vero che non con tutti i clienti puoi permetterti di usare a tuo piacimento, spesso devi mediare. Ok, scusa, non ho capito, Matte. Non con tutti i clienti puoi permetterti di osare a tuo piacimento, spesso devi mediare. Ah, ok. Ok. Certo. Vabbè, quello però è normale, cioè voglio dire, noi non che siamo... Cioè, anzi, ti devo dire che in certi contesti dove c'è una situazione di fiducia sia dal cliente verso il tatuatore, ma sia dal tatuatore verso il cliente, la mediazione a volte ti porta ad acquisire le nozioni fighe e magari a volte a fare dei cambiamenti che tu dici, cazzo, ma sai che hai ragione tu? Ah sì, cioè il cliente preso bene che ti propone la sua visione e ti lancia una bomba. Succede, sì. Assolutamente, vero. succede. Sì. A me capita. Spunti interessantissimi. Sì, di brutto. E poi ci arriva quello appassionato magari che non so quante seghe si è fatto su black work, vi lancia una mina che magari non avete mai visto né sentito e dice, ah cazzo, tu sì che ne sai, perché ha quel tipo di... O magari ti dà un soggetto, ti dice, guarda, fai tu, ma fammi questo, e tu dici, minchia, ma che bomba è, ma da dove ti è venuta sta roba? Sì, ci sta. A volte mi è capitato di tatuare a persone che ne sapessero più di me. Sì, è vero. Bomba, ma tu lo conosci, è bello quando succede, sì. Che figo, cazzo. E molti tatuatori che fanno black ultimamente sperimentano anche aggiunte di colori o tecniche sempre nuove. La cosa bella è non precludersi nulla, come dice Ale. Ok, e invece cosa ne pensate voi di questa cosa qua? Cioè del fatto che adesso, beh, Alessandro, a parte che lui già è già caduto in questo tunnel di Blackwork 2.0, che 3.0 diciamo, però insomma, come lo vedete, diciamo, il colore, l'aggiunta del colore in quello che è idealmente uno stile Blackwork? Diteci un po'. Secondo me è figo, cioè lo passo e ho visto tantissimi artisti anche della Madonna inserire dei dettagli rossi o colorati e penso che viaggi in certi contesti veramente una cartella senza senso. E lo chiameresti comunque Blackwork? Anche Grind Design lo fa, cioè. Esatto. Cioè, esatto. Sì. Oppure Seup. Sì. Ma quindi lo chiamereste comunque Blackwork, giusto per arrivare a essere un po' puntigliosi sulla questione? Sì. Io sì. Sì, dai. Sì, perché secondo me funziona come Luca no. Dice... A Luca gli sta traballando un po' l'occhio. No, mi prudeva qua. Però non sono purista, io lo chiamerei sì, perché è come il discorso del grigio, quel giallo messo lì, non trae nel disegno, serve solo a spingerlo, quindi va bene, vai. Esatto. Ci colleghiamo esattamente al discorso che abbiamo fatto a inizio puntata, dove è più un contesto, sì esatto, è più un macro stile, quindi anche il blackwork fatto in quel modo, con la grattata, il dettaglio verde fluo o rosso, sì. Giallo, non lo fa uscire dallo stile. Okay. È una questione di evoluzione, Matteo, Mario intendo, se uno ti dice quando hanno iniziato a mettere l'elettronica un pezzo di beat nel metalcore, lo chiami ancora metalcore? Sì. Sì. Va bene, ci sta, è legittimo. Io ti dico di sì, dopo ci sono magari ovviamente i puristi che ti dicono di no, giustamente, è giusto che ognuno viva le cose come meglio crede. Infatti abbiamo parlato, ragazzi, un'ora e mezza, la live è praticamente terminata, tutto questo per dire che abbiamo parlato un po' così noi stasera, nel senso che abbiamo parlato esprimendo quelli che sono le nostre opinioni, quello che è la nostra visione del tutto, e non ci permettiamo assolutamente di dire questo è corretto, questo è scorretto. Quindi avete ascoltato un'ora e mezza di podcast,
per niente. Okay. Oh, vabbè, cosa, sì, così, così, per chiuderla proprio fredda fredda, va bene. Ragazzi, se avete qualcosa da dire in generale, se no io sono contentissimo così, nel senso che vi ringrazio, è stato molto fico, abbiamo aspettato bene su quello che è il vostro scenario, ma anche su quello che è proprio lo scenario generale, no? Quindi riuscire a dare almeno una definizione di questo famigerato Black Work, ci siamo riusciti, dai, va bene? Dai, bello. Belli e bravi. Speriamo di beccarci anche di persona, soprattutto con Luca, visto che finora soltanto da social. Esatto, noi ci siamo messi solo da social, in realtà anche con Matteo, ma tra un mesetto e qualcosa, un paio di mesi, Matteo sarà pronto ad abbracciare noi. Matteo è meglio dal vivo, guarda, è meglio dal vivo, guarda. E così sarà pronto anche lui a insultare Gennaro Variale, visto che in live in 2 su 3 hanno detto Jerry sei un cretino, adesso dopo febbraio anche Matteo dirà Jerry sei un cretino. Giustamente, è un ottimo epilogo, ragazzi. Allora, io... Sì, voglio vedervi anch'io tutti e tre, voglio vedervi fare una combo in tre insieme, visto che a Luca e a... Cioè, no, a tutti e tre piacciono le combo. Potevamo fare una live dedicata alle combo, in realtà, perché tutti voi le fate. Esatto. Ora 6 mani. È vero, abbiamo collaborato. Se c'è qualcuno che ha disponibile una schiena, sì. se avete una schiena, questo è un annuncio serio. Se coraggi, if you're brave enough, guarda che noi siamo pronti. Oh, Zuruye, Zuruye in chat scrive: mi offro volontario per la combo. L'abbiamo già trovato, forse? È reale? Guarda che noi siamo seri. Minchia, io sono la schiena serio. C'è. Sì, la faccia da cazzo, però serissimo. La schiena c'è. La schiena c'è. Beh, la schiena ce l'abbiamo in tanti. Dopo, se hai anche la disponibilità e la forza di reggere 3 manzi che ti asfaltano la di forza, nero. Sì, di nero, neanche manzi. Neanche colore. Tutto neanche nero. Black work. Niente grigio. Niente grigio. Black work. Black work vuol dire black work. Un rettangolo nero, ma me l'hanno riempito in tre. Bello. Oh, la schiena libera anche da me. Insomma, ragazzi, di schiene ce ne sono in chat, quindi se qualcuno di voi volesse contattarvi, ho lasciato i link su Instagram. Esatto. Ma, scusa Mattia, ma fai una nuova rubrica per trovare i clienti, sai, tutti si mettono qua, fanno tipo Vanna Marchi, tipo ma oh, ragazzi, schiena Blackwork, 3 tatuatori bravissimi oggi, esatto, solo per stasera, prezzo amico, ve la fanno solo per oggi, solo per oggi, a partire da domani. Esatto. Diceva Vanna Marchi, davvero? No, davvero? Sì, non mi ricordo. Sono troppo giovane per saperlo. Bene. Ciao a tutti! Ti ha emozionato la conversazione? Se sì, commenta indicando la parte da te preferita. Inoltre non dimenticare di mettere like, di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Trovi i social in descrizione. Ci vediamo in live.